Vorrei da moderatore essere un tiranno rispetto alla sala, per cui cioè, vorrei dare a voi la possibilità di intervenire raccogliendo un po' di idee, contributi, domande, in modo che poi possano rispondere loro. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, prego, prego. No, io infatti il tema del partecipante a me interessa. Ah, okay. Cioè, secondo un'idea, cioè se un serio piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica in Emilia-Romagna, da questo potesse conseguire qualcosa di utile in termini di risparmio, di operazione, che credo si sia tentato di fare ora, insomma. Non eravamo più d'accordo con la persona che è intervenuta, ma la ringrazio per questa domanda, però a questo punto c'è pongo anche il tema di, per esempio, che cosa ne pensate voi rispetto alla scelta che anche come in Bologna ha avuto su una multitudine di com'era, perché è evidente che quella è stata una vicenda che, come dire, ha aperto un certo tipo di dibattito pubblico, mi piacerebbe sapere un po' come la pensate. Riusciamo a raccogliere altre domande? Ok, allora ne quattro. Okay, io chiedo scusa perché sono un po' arfo. Io voglio dire alcune cose in merito alle possibilità di rilanciare questa situazione molto debole nell'economia. L'unica ricchezza che oggi ha questo nostro paese è nel risparmio energetico, che dobbiamo andare a utilizzare. I comuni hanno ancora costi enormi nella gestione dell'illuminazione, nella gestione di tutti gli edifici pubblici, delle scuole. E oggi ci sono le tecnologie che portano quasi a zero i consumi energetici. Quindi non è solo un obiettivo, un obbligo, un dovere, è anche una necessità di risparmiare. Io ho fatto delle critiche perché la dottoressa mi è piaciuta moltissimo ed è brava, perché io so che è brava, però ho fatto delle critiche per la gestione del Global Service. Non è cioè, che ti ha un bilancio fatto un po' a giocare. Cioè, a me è sembrata, era una grande occasione e ce ne sono ancora tante. Allora, qui bisogna trovare i soldi. I soldi ci sono, perché ci sono i soldi, perché c'è un personaggio che cerca di metterli, bisogna andare a prendere. Oppure, per esempio, come il comune ha fatto e la regione hanno fatto in altri tempi, hanno fatto degli interventi che sono poi risultati molto importanti, tipo l'aeroporto, tipo era, tipo, e così via, quindi veniamo al discorso del partecipante. Oggi a me sembra che tutti questi oggi interventi, che hanno avuto veramente un grande successo, non abbiano bisogno della presenza del comune o della regione. Assolutamente. L'aeroporto trova i finanziamenti, i soci, e così era, e così va. Quindi lì bisogna realizzare, investire nella riqualificazione energetica, investire nel tecnopolo. Questi sono gli obiettivi. E per quanto riguarda il dottore, io mi preoccupo molto mi preoccupo, lei dirà, io ho lavorato 48 anni, non mi preoccupo delle pensioni, ma mi preoccupo del fatto che bisogna trovare delle opportunità di lavoro e è molto importante qui, perché comunque l'economia non aprirà nuovi posti di lavoro, non c'è niente da fare, c'è l'automazione spinta, l'informatizzazione che bruceranno tanti posti di lavoro, non c'è niente. Per altri 10 anni è difficile che creino, sì, daranno un po' ai giovani e così via, ma saranno molti quelli che perderanno il posto di lavoro nel prossimo periodo. Ecco perché io non sono d'accordo
che le statistiche vengono messe in, nel senso che il governo non fa perché aumenta la disoccupazione, ma la disoccupazione aumenterà, non dipende dalle politiche del governo, perché se la gente compra online 50.000 negozi chiudono e non c'entra più niente quello che fa il governo, oppure il governo di fronte a un fenomeno del genere può far poco. Quindi in effetti io credo che lo Stato dovrà, il governo dovrà cominciare a pensare a forme di grandi progetti per dare un lavoro ai giovani, con il servizio giovani, il servizio civile, per cercare di dare comunque un sostegno e consentire ai giovani di cominciare a fare delle esperienze di lavoro, altrimenti qui non si muove, è difficile molto. Grazie. Grazie Gianangelo. Il tema, se vogliamo, anche un po' di politica industriale, che tra l'altro è uno dei pezzi del discorso che ce lo teniamo buono, perché se ne parla sempre troppo poco in Italia di politiche industriali, e risparmio energetico, la transizione energetica è una politica industriale. Allora, io Gian Bruno Mazza e poi Tommaso Migliaccio e Giacomo Moncada. Molto brevemente, fermo restando l'apprezzamento ovviamente quanto fatto ai diversi livelli, però comunque alla fine, come diceva anche lei all'inizio, la dinamica dell'economia italiana resta ancora largamente inferiore alla dinamica non solo dei migliori in Europa, ma anche a livello medio. Quindi evidentemente manca qualcosa. Quindi, allora, il mio punto è, di là della sabbia, no, che gli ingranaggi, manca forse una politica più convincente sulla liberalizzazione dei mercati, manca forse una politica più convincente di riduzione dello Stato, perché lo Stato è una fonte purtroppo troppo diffusa di inefficienza e di corruzione. E quindi queste due leve, riduzione della spesa pubblica ma vera e aumento della liberalizzazione dei mercati, sono ingredienti che mi sembra ancora manchino rispetto a quanto raccontato. Io ti raccolgo un po' di suggestioni, chiaramente sono tante, confuso perché sono arrivati a me gli stress. Parto dall'ultimo intervento dicendo sì, liberalizzazione anche laddove scoppierebbe il pandemonio, tipo trasporto pubblico locale, no? O piuttosto che un concorrente aereo, eccetera. Il problema però, essendo io un keynesiano moderato, ho sentito un interessante dibattito due settimane fa tra la mappa e poi sono quelli che erano i team di Rooseveltiano, quindi va bene tutto. Il problema è riuscire, come al solito, a allocare efficacemente le risorse. Non parlo di economista perché anch'io ho la disgrazia di Stefano di essere un avvocato, anche se lui è un luminare. E cioè, il problema è che non è detto che il libero mercato di suo non possa bruciare delle risorse. Quindi c'è lo Stato, il pubblico, ha le sue magagne, il privato, laddove non sia un privato che dà garanzie, può averne altre. Allora, secondo me, noi dobbiamo transitare dal Novecento e pensare alle nuove soluzioni. Cioè, quest'estate la festa dell'unità è un simpatico battibecco con un altro keynesiano doc, che è il professor Zanardi. Dico, professore, lei che quindi è contro le pensioni? Poi, eh sì, se lei mi accusa, lei è contro le rendite, quale maggior rendita se non le pensioni? Cioè uscire secondo me dalle macro aree, dai macro concetti e entrare poi sul concreto. Per esempio secondo me ci sono tutte le rendite positive in cui il pubblico anche locale potrebbe intervenire, che è la previdenza privata, cioè la previdenza complementare, cioè tutto ciò che sgrava il welfare di costi che non sono più materialmente sopportabili. Quindi un mix di privato e di pubblico ci sta, senza secondo me degli schieramenti. Poi Marco mi insegna l'aspetto Delaware, no? Con un shopping eccetera, cioè fare in modo che le imprese si vadano a insediare dove il territorio è più favorevole. Qui per esempio abbiamo la Philip Morris che si è insediata eccetera, però è anche vero che negli anni 90 abbiamo avuto la delocalizzazione, adesso non vorrei che le imprese arrivassero qui bene accolte eccetera. Però, come dire, va bene, andiamo in Italia, tanto sono tutti poveri, disperati, va bene tutto. Qui io so, ho parlato, l'altra volta ho avuto la fortuna di parlare con Donini in un incontro di Better Flow,
di Bebon, e mi diceva che l'aeroporto di Parma, se non erro, sarà sostanzialmente andrà ad Amazon, a quanto ho capito, cioè uno dei principali, c'è un progetto per cui Amazon è. Allora, queste, cioè sostanzialmente noi abbiamo scaricato la pressione fiscale, questo non so se è vero o non è successo, un'ipotesi, però poi abbiamo questi grossi, cioè andiamo a preoccuparci se passare di più il lavoro autonomo, passare di più il lavoro subordinato, eccetera, però poi abbiamo questi grossi colossi che non pagano nulla di tasse. Ora io non è che sia un fan delle tasse, però se permettete, Amazon, e allora non la risposta liberista dell'amico su cui che pure condivido, però neanche la risposta lobbista, a me va benissimo che ci sia Amazon, però cioè, è giusto che questi grossi abbiano, diano al territorio qualcosa di più che sia la mera speranza di un'occupazione. E poi un altro, io poi vado un po' random, però sono suggestioni che è la colpa è vostra perché ovviamente date. Allora, c'è il problema dei crediti deteriorati nel privato, però c'è anche un problema dei crediti deteriorati nel pubblico. Se io penso che per esempio le multe, e Bologna in questa è maestra, vengono messe a bilancio, la polemica non è con lui, con Colombo, sempre, l'ho detto sempre quella cifra, di quanto sono aumentate in questi 5 anni? Senza problemi. Ci sono ridotte. L'ultimo consultivo guardavo io. Però no, era polemica, cioè, non è una polemica, era un non polemica. È un luogo comune. Col sorriso, un luogo comune. No. No, quello che dico, sono poste messe a bilancio, però sostanzialmente poi chi le paga? Cioè, tutto ciò che è fiscalità locale viene messo a bilancio, poi però nel mio quotidiano io mi occupo anche di problemi di esercitazione di gente che praticamente non ce la fa ad arrivare a fine mese, quindi a maggior ragione ce la fa pagare. Quindi quando vengono messi a bilancio questi crediti, poi in realtà in proporzione quanti ne vengono effettivamente recuperati? Ecco, e poi insomma, sulla necessità dell'educazione finanziaria e come il pubblico questo qualche maniera facilitare. Okay. Perdonatemi se mi ero detto di non. Però siccome deve andare, come ti farei rispondere un attimo a lui e poi continuiamo con le altre domande, dandoci comunque come tempo massimo alle 20:45 in modo che possiamo rispondere a tutti, ma con una provocazione, nel senso che visto che è venuto fuori il tema delle liberalizzazioni sulle quali mi piacerebbe fare un incontro dopo, poi vedo in sala anche Marco Pelli, per cui un giorno faremo anche il tema delle liberalizzazioni sul servizio di trasporto, anche rispetto a Uber, che è una cosa che citava, perché secondo me ci fa bene anche confrontarci e anche qui sfatare ogni tanto qualche luogo comune che spesso viene tirato fuori. Quindi ci prendiamo l'impegno di farne una doc con una figura che secondo me il tema delle liberalizzazioni.